possiamo parlare di tutti i temi. E dai, proponi. Cioè praticamente. Sai quando vai agli esami e ti dicono inizia dalla domanda a piacere? Da che cosa inizi? Ecco, quella per esempio è stata sempre una domanda che mi ha fregato. Sì. Perché qua, quello è un trucco. Perché quando ti dicono inizia dalla domanda a piacere, tu dovresti essere poi preparato sull'argomento. Siccome io sono un bel paraculo e so un po'. Sei tuttologo, come hai detto. Io non sono un tuttologo, io sono uno scemo che magari sa qualcosa di quello, qualcosa di quell'altro. Quindi, vedi, come università, apriamo un'altra parentesi, sì. Ho cominciato a studiare e ho fatto relazioni pubbliche, che era, sì. Era una facoltà che a me piaceva perché studiava varie materie, passava dalla lingua, la matematica, l'economia, le lingue le ho dette? Sì, però lingue, non hai imparato psicologia, nulla. Sociologia, marketing. No, erano varie cose e quindi a me piaceva studiare perché sì. Mi dava delle nozioni su varie materie. Hai terminato? Ah, pensavo hai terminato di parlare. No, perché no. No. Sono logorroico. No, anche se lo pensassi, figurati se... Hai finito? Posso mettermi così o troppo uomini e donne? No, dai. Fastidio, tra telecamere. Approvo. Ma uomini e donne lo guardi? Lo guardavo l'ultimo anno, diciamo che non riesco a guardarlo sempre perché sempre, non è che sia una cosa veramente vitale, però siccome avevo qualche amica, qualche ex fidanzatina che ha partecipato a questa ex fidanzata, no, è una questione di privacy, non posso fare. Solo il nome, senza cognome. No, perché se faccio solo il nome si capisce. Non è una tronista, non è stata non una... Non si può dire nulla. Non è che la fidanzatina stava al trono over? No, ci stanno anche le quarantenni, tu comunque c'hai un'età. C'ho un'età, 32 anni, sono un ragazzino, qual è l'età? 32 anni, sei prossimo? Hai? Prossimo, io dico sempre che ho 28 anni. Sì. 28 anni, questo quindi... è il quinto anno che avrò 28 anni. Perché ti sei voluto fermare a 28? È un'età magica dove è iniziato un periodo bello della mia vita e comunque quando mi guardo allo specchio non mi do più di 30 anni. Spiegami questo periodo magico della tua vita, come è iniziato? Il periodo magico riguarda una costruzione personale che riguarda vari ambiti, perché non solo la mia vita è basata sul calcio, contraddistinta dal calcio e quindi tutto quello che ho fatto sin da piccolo seguiva un attimo un pallone, per cui mi sono dovuto spostare, ho dovuto vivere in tante città diverse e tutte le scelte della mia vita sono state fatte considerando il calcio come criterio primario, punto di riferimento. Scelta come punto di riferimento, quindi mi ha condizionato molto, per cui dai 28 anni c'è stata una crescita sia dal punto di vista calcistico ma anche personale, perché ho cercato sempre, soprattutto vivendo da solo, di trovare un equilibrio che mi permettesse appunto di vivere meglio, di affrontare le situazioni della vita nel migliore dei modi. Appunto, stando lontano dagli amici, dalla famiglia, bisogna far da sé. Cosa siete venuti a fare oggi? A fare un appello, dai! Lancia l'identikit. Giuro, sto da Dio da solo. No, lancia l'identikit della tua ragazza modello, che poi tanto sarà sempre diversa da quella che cerchi nel caso in cui la dovessi trovare. Quindi perché devo dirvi che è Mora se poi mi si presenta al campanello una bionda spaventosa? Va bene, quindi? Quindi come caratterialmente, allora non parliamo del lato estetico, perché tanto quello ti capita sempre. Deve essere una ragazza solare a cui piace scherzare sempre. Ovviamente sì. Deve essere una persona intelligente, ma finirei per dire delle banalità, perché chiunque vorrebbe la ragazza con un corpo incredibile, intelligente, simpatica. Io la vorrei anche di carattere, perché mi sono trovato bene con persone di carattere. Persone troppo condiscendenti non fanno per me. Dopo averti conosciuto mi sa che questa fidanzata non la troviamo. Però gira un gossip su Alessandro Fabbro. C'è una ragazza che ti interessa che bazzica lo stadio. Smentiamo? Sì, in questo momento ti dico non mi interessano ragazze. Quindi smentiamo? No, sì, perché non so a cosa ti stai riferendo, non so, forse era una domanda finta. No.
No, allora, c'è un gossip, tu ne hai riconosciuto. Di gossip ne ho un miliardo, cioè ci sono anche persone che dicono di essere state con me o di avermi frequentato e non è vero, ci sono persone che dicono, cioè trovo dei ragazzi ogni tanto che mi dicono ti saluta, oppure c'è nel locale. Ma sei così ricercato, no, quindi non sei così antipatico. Sono antipatico, voglio... È l'antipatia che fa fascino. No, però... Mi fa strano questa domanda perché non ho assolutamente... In questo momento della vita sono anche preoccupato da un infortunio che mi crea dei pensieri, per cui sono concentratissimo sul calcio, anche perché da 2 mesi onestamente abbiamo solo calcio e quindi non... Vabbè, il tuo lavoro, quindi inevitabilmente se una cosa ti piace... Gli altri hanno probabilmente anche una vita parallela al calcio, le mogli, le fidanzate eccetera eccetera, non avendo mi dedico completamente a questo e onestamente con tutte le partite che stiamo giocando in Serie B non c'è nemmeno il tempo di uscire, di conoscere o di frequentare qualcuno. Quindi stai smontando il luogo comune del calciatore che esce, che va in discoteca, si va a divertire? Io in discoteca ci vado quando ho giorno libero, quando sono contento, sono predisposto, ci vado volentieri, vado a Milano perché, ti faccio un esempio, vado a Milano magari perché ho parecchi amici del nord che vivono là e quindi mi è facile divertirmi, trovare dei momenti di serenità anche lontano dal luogo di lavoro dove magari sono sotto gli occhi della gente che a volte giudica i calciatori non come dei semplici ragazzi normali che hanno anche loro delle esigenze, ma li giudica appunto come dei calciatori che non dovrebbero bere, che non dovrebbero fumare, io non fumo però. Ci sono un sacco di cose che i calciatori non devono fare, non dovrebbero fare e non si capisce che invece parliamo di persone, di ragazzi normalissimi, che quello che non capisce la gente è che si fanno dei sacrifici veri. E io vivo da solo a 1000 chilometri da amici e famiglia, per cui nel momento in cui io sto male, ho un momento di malinconia, ho un momento di solitudine, ho un momento di qualsiasi tipo negativo, non ho qualcuno su cui appoggiarmi. Amici? Perché a volte qualcuno si sposa anche perché ha bisogno di un supporto. Io per fortuna sono riuscito a... Amici sono lontani, anche perché per lo stesso discorso delle fidanzate, l'amico un anno c'è, l'anno dopo già non c'è più, perché sei lontano e quindi devi ricostruire tutto e coltivare l'amicizia non è facile. Però hai un amico irpino che non vive qua. Chi è Michele? Sì. Michele l'ho conosciuto un anno fa perché ha aperto un bar dove lavorava uno dei miei migliori amici e quindi non l'ho conosciuto per il calcio, non l'ho conosciuto per l'Avellino, non l'ho conosciuto per i bar, l'ho conosciuto per i bar, proprio perché era una di quelle serate dove andavo a Milano a salutare amici e ho avuto, diciamo, il piacere di conoscere Michele Crescitiello, che tutti guardavano in TV, tutti conoscevano, tutti sapevano che era appassionato ad Avellino. Io non lo sapevi, non lo conoscevi. Non sapevo neanche cosa fosse Sport Italia, onestamente. Vabbè, è nata una bella amicizia, al di là di non sapere chi fosse. È nata una bella amicizia e no, probabilmente è nata proprio perché non sapevo chi fosse, perché tendo a non conoscere giornalisti. Quindi non avevi pregiudizi. Esatto, non avevo pregiudizi, non sapevo che fosse così stupido e quindi ho detto vabbè. Quindi ti ha attirato la stupidità? No, è molto simpatico. Perché la parte dell'intelligente la facevi tu? No, a Milano non faccio molto la parte dell'intelligente. Cioè oggi hai voluto recitare il ruolo dell'intelligente, poi vai a Milano e reciti il ruolo del calciatore. Vedi, non saprete mai se sono quello intelligente o quello stupido. Entrambi. Il calciatore qua. Brava, perché anch'io dico... Uno, nessuno, 100.000. Bravissima, Pirandello. Quindi l'ultimo... Questo è un saggio di cultura incredibile, sì. Però è uno dei miei autori preferiti. Quando comunque si parla di maschere, si parla appunto di mostrare una personalità diversa da quella che in realtà è la propria essenza. Due personalità distinte ma che ti appartengono, cioè possono... Che mi appartengono, certo. Sei comunque tu. Certo. Due personalità che si fondono. Non so se quindi è un vantaggio o uno svantaggio, però ormai ce le teniamo. Vediamo. Vediamo di costruire la terza. Sì, la quarta, la quinta. Cioè, ti piace? Se trovo la famosa rotella che ho perso qualche anno fa. Non la trovi più, ormai l'hai persa. Non è vero, si sa mai. Ne la trovi un'altra. Tornano le ex fidanzate, figurati se non torna una rotella. No, le rotelle non si trovano. No. Come trovare un ago in un pagliaio. Lo troveremo. Quindi ti piace leggere? Ti piace scrivere? Mi piace scrivere, questo perché lo sai? Lo so, mi sono documentata.
Quindi ti piace scrivere, prossimo libro o primo libro? No, tanto, volevo farne uno che era proprio, diciamo, scritto alla Fabio Volo, cioè praticamente una scrittura molto, io dico, leggibile, ovvero alla portata di tutti, sì. Niente di impegnativo. Però ma niente di impegnativo perché non sei capace di scrivere qualcosa di impegnativo? No, perché non mi interessa. Vabbè, poi Fabio Volo, diciamolo, comunque è un autore... un grande autore, no? Un grande. Poi qualcuno, quindi stiamo poi scherzando quando diciamo... I classici mi bestemmeranno dietro, però... Sono due generi differenti. No, diciamo il modo di scrivere è molto alla portata dei ragazzi... Diciamo che è iniziata come una specie di diario personale dove raccontavo delle mie emozioni, delle mie sensazioni, della vita quotidiana, quindi di tutti i problemi miei, non nel calcio, perché non racconto oggi siamo andati alla partita, abbiamo giocato, no, oggi magari mi sento un po' malinconico perché così collaboro, oggi sono su di giri. Comunque sono dei racconti che alla fine sono delle, diciamo, delle varie pagine, vari brani che appunto raccontano la mia vita e sono stati inanellati l'uno all'altro appunto a lungo il percorso di questo ultimo lustro, di questi 5 anni, erano 5 anni, ora ne sono passati un paio. C'è la rotella, la ritrovi? Se ritrovo la rotella pubblico il libro. Pubblichi il libro e ci chiami. Sì. Lo vedrete, lo leggerete, perché secondo me è bello, quello che scrivo è qualcosa di bello. Dai, abbiamo smontato il luogo comune del calciatore. Faccio le parole crociate. Fai le parole crociate, facciamo non si può fare pubblicità, però faccio le parole crociate. L'unica cosa che ha del calciatore, veste all'altro tipo tronista, a modo di tronista, guarda uomini e donne, quindi no, soltanto quello. Però, no, abbiamo appena detto nel tempo libero, guardo anche ed è stato fidanzato con troniste. Non sono fidanzato, frequentato, in amicizia. Dai, finiscila, forza. Scherziamo un pochino. Alessandro, io ti faccio un in bocca al lupo per la tua carriera, per il campionato. Crepi. E poi mi raccomando, quando scrivi il libro chiamami. Va bene. Saluta. Tanto vi ringrazio per essere venuti a romperti le balle alle 9:30 di mattina. Vi voglio bene. Un saluto a tutti i vostri, come si dice? I tifosi biancoverdi. No, i tifosi è brutto, però. I fan, le fan. No, a tutti quelli che seguono questo personaggio qua seduto sul divano e il grande Ciro dietro le telecamere. Acquistate il biancoverde. Acquistate il biancoverde perché ha messo già 2 miei post, se arriva al terzo è favoloso, guarda.